Sono contento matto per il risultato e soprattutto per come è venuto fuori, perché è stata una cosa entusiasmante, per la seconda volta consecutiva si va a fare gol nel finale in extremis. E da questo punto di vista lì sono contento perché siamo tornati per ora, bisogna vedere comunque il risultato delle prossime partite, cioè delle altre partite, diciamo delle dirette avversarie, dirette concorrenti, in quanto fanno comunque momentaneamente siamo in zona playoff e quindi sono contento per questo. Non sono contento perché, nonostante alla fine il risultato dica Livorno 2, Entella 1, va detto che non tanto la prestazione, però la partita non è stata bella. Innanzitutto dal punto di vista dello spettacolo, a parer mio, sì, ci sono state varie occasioni, ma occasioni create perché per errori clamorosi sia da parte nostra che da parte loro. Cioè non è stata una bella. Non, a me non, dato, non mi è piaciuto da questo punto di vista, come ho già detto, lo spettacolo. Cioè, sinceramente, no, sbadigliava un parolone, però mi sono abbastanza annoiato. E questa è una cosa generale, non parlando del Livorno. Parlando invece del Livorno, io direi che non è stata una cattivissima prestazione, cattivissima, scusate, una bruttissima prestazione, però non è stata nemmeno una bella prestazione. Perché? Perché innanzitutto, se devo dire qual è stato il tempo, no? Cioè, tra il primo e il secondo tempo, qual è stato il tempo nel quale si è giocato un po' peggio, è stato nel primo. Perché nel primo, ragazzi, se, sì, per amor di Dio, abbiamo creato anche qualcosa, però se l'Entella fosse stato un po' più, come si dice, concretizzava un po' più quello che creava probabilmente già nel primo tempo eravamo in svantaggio e uno. Secondo cosa, io sono d'accordo che comunque alla fine per via purtroppo soprattutto degli infortuni e anche un po' della sfortuna appunto ci troviamo diciamo come si può dire un po' in emergenza in attacco che diciamo sia costretto perlomeno per non rischiare giochi con una sola vera punta, perlomeno una presunta punta e basta, piuttosto che magari partire con due. Ovvero mi riferisco a Vantaggiato e poi dopo Calameno. Perché appunto fra Sirigardi, fra Jeffers e tanti altri, comunque te in attacco ti manca gente. E qui diciamo che da questo punto di vista io posso un po' giustificare la squadra sul fatto di noi magari si può giocare, però una volta si arriva in attacco, l'attaccante stesso è da solo, cioè persone, giocatori che in teoria dovrebbero finalizzare, perlomeno fa gol, mancano. E lì sono d'accordo, perché è vero. Perché a voi è capitato che siamo andati in attacco e magari perché non c'era gente, magari perché l'unico attaccante era avvantaggiato, era marcato, doveva tirare tipo Maicon, che in teoria, poi lo può fare benissimo, non è che Maicon siccome gioca esterno non deve fare gol. Però diciamo in teoria Maicon dovrebbe essere quello per dire, come lui, come magari chi gioca, ieri c'era Jelenic, cioè, tipo sulla fascia, Gemiti, bla bla bla, dovrebbe essere quelli che crossano, non quelli che vanno al tiro o si rendono pericolosi dentro l'area, mettiamolo così. Insomma, e qui posso un po' giustificare la squadra. Non la giustifico su un'altra cosa, cioè la giustifico poi appunto sul fatto dell'attenzione, della concentrazione. Io, come dirò sempre e ripeterò fino all'infinito, fino a che non lo so, Livorno, spero non succederà mai, lo spero vivamente, diventerà una squadra stramega miliardaria che c'ha mega giocatori. Il Livorno. È inutile sentire discorsi, secondo me, cioè, anche se sono il primo a farlo, ma è già male di vedere. Perché Livorno, sì, potrà mai forse trovare, forse in futuro trovare una sorta di equilibrio dal punto di vista del gioco, però non sarà mai quella squadra che ti fa il super gioco, il tiki-taka, un gioco strabello da vedere, no. Però mi incazzo. Perché? Perché a volte, come sempre, sono errori madornali, cioè errori clamorosi, errori elementari. Cioè, ok, puoi fare un lancio, magari un è da sui piedi, un proprio là. Vabbè, ci può stare, lo sbaglio, altrimenti non sei un fenomeno, altrimenti sì, non ci sono veri e propri fenomeni nel Livorno. Però passaggini, sega, da 2 metri, l'uno dall'altro, e me l'aveva sbagliato. Addirittura la passa a uno che è stramarcato e poi viene anticipato.
perdi palla a centrocampo e magari poi rischi subito il contropiede, sbagli in difesa qualcosa, dormite, sbaglia il portiere che magari a volte la doveva tipo prendere così, bloccarla, invece magari la dà così, diciamo come si può dire, la ribatte fuori, diventa, insomma, altre cose, disattenzione, magari il portiere uscì, non doveva uscire, il difensore non lo so, doveva scalare, questa serie mi ci fanno un po' incazzare. Perché ieri, ora non so di preciso, cioè non sto nel capire di preciso, questo errore, questo errore, no, non dio questo sì, però ci sono stati errori che a me personalmente mi sfamano, mi buttano giù clamorosamente. E quindi, tornando al discorso iniziale, diciamo del primo e secondo tempo, da una parte, meno male, Lentella comunque non è stata in grado di concretizzare, di finalizzare tutto quello che ha creato. Perché sia per errori della squadra, sia per errori di Mazzoni, che Mazzoni parentesi, per me, mi dispiace, perché a volte ci ha salvato il culo, tante volte quest'anno, però ieri ha rischiato di aprircelo proprio così, diciamo. Ieri per me Mazzoni è stato un po' il flop, mettiamolo così, perché non tanto sul gol, però anche su azioni che magari io ho rivisto gli highlights, che magari sulle highlights non fanno vedere, Mazzoni ha fatto delle cose un po' da, tra virgolette, un po' di paperate, ecco, mettiamola così. Quindi, da una parte è andata bene. Secondo tempo, dato che ormai hanno parlato del primo e secondo tempo, quindi il primo tempo avete capito com'è andata, no? Sì, si è creata anche una qualcosa, però a parer mio no, il periodo del gioco, diciamo a livello di pericolosità, un po' di più, secondo me è stata lontana di noi. Però, alla fine, comunque, al massimo, potevano essere in vantaggio di un gol, se proprio di vista, si è preciso, quanto creato, su, diciamo, della meritocrazia, mettiamola così. Però è stato piuttosto equilibrato, non è che sia stata volentà da boom e noi giù, no. Secondo tempo inizia con noi che si prende gol strano, perché noi si entra in campo in secondo tempo e non sempre, la maggior parte delle volte la concentrazione, boom, sa dove cazzo sia. Si prende gol, fra l'altro non fortunoso, perché Lentella era già da un po' che non attaccava, però si creava un po' pericoloso, perché c'erano delle bue clamorose a centrocampo, barra, difesa, perché a volte, non so, magari soprattutto nella parte centrale, io a volte ho visto bue, perché poi si è persa anche palla nel secondo tempo, all'inizio si vede la palla male, e quindi non dico che si è preso gol in maniera fortunosa, però per quella serie lì di Mazzone, la, come si può dire, ribattuta, deviata, me la vi pare su quasi piedi del giocatore dell'Entella, tu a 2 metri ho fatto gol, e già da prima comunque, sempre nel secondo tempo, Fabio Picche, presa per i piedi, infatti lo vedete nella light, Gemi che ha levato, penso sulla linea, no, nettissimo, un quasi gol, perché era dentro, cioè Fabio Picche, Lentella comunque nel secondo tempo attaccava. Poi meno male, questa volta meno male, lo ridico, no, cioè di solito capita che prendi gol e va giù, meno male, e Livorno invece, diciamo, ha avuto una reazione d'orgoglio, mettilo così. Questo gol ha cominciato un po' a aggredire ed attaccare in maniera piuttosto opprimente. Infatti, pare che sono state azioni di carte rivantaggiate, di va. A parte che la sto raccontando, pare una favola, pare, però vabbè. Insomma, resta di fatto che dopo il gol, meno male, si è cominciato ad aggredire e attaccare un po'. Infatti, poi c'è stata la cosa dei rigori, quella principale. Rigori, segnata una vantaggiata, tira una bomba. Meno male, era un po' angolata, nel senso, non l'ha presa, perché è stata, dal punto di vista della potenza, un bel tiro, dal punto di vista della precisione, perché è stata, era, secondo me, non dico facilissima, però non era tanto difficile, però comunque vabbè, 1-1. E poi meno male, e qui voglio farvi capire che è mega garbato di voi nel suo tempo, perché anche se il gioco è rimasto super uguale, però ha tirato fuori i coglioni. Infatti meno male, poi per la seconda volta, come ho già detto all'inizio del video, siamo andati a vincere, ma niente, secondo me è strabella, perché è bello. Soprattutto se te lo meriti, cioè, meglio ancora. Però anche se non te lo meriti, è bello vincere così e fa gol sul finale. E quindi ha fatto con gli Elenic e il risultato finale 2-1. Cosa voglio dire? Che nel secondo tempo, comunque, Livorno, nonostante l'avesse iniziato nel migliore modo, addirittura si è preso gol, è stato in grado, e ripeto, è qui che mi ha garbato, perché ha tirato fuori i cosiddetti coglioni. Livorno, come ho detto, reazione di orgoglio, ha ribaltato il risultato. E direi che, per quanto visto, dopo il gol fino alla fine, dopo il gol, dico, dell'Entella fino alla fine, se l'ha meritato comunque, almeno, cioè, il risultato più, no, più giusto, quello un po' più coerente poteva essere il pareggio, perché comunque pare che si è rischiato di andare a fare il sesto, io penso, non so se è un record, non lo so, lo dico così, sesto pareggio consecutivo, perché
se facevi quelli all'Erich probabilmente quello non lo facevi, perché l'ha fatto che mancava un minuto alla fine, tipo, una cosa simile. Insomma. E quindi niente, perché mi ha garbato le buone nel suo tempo? E questo, come dico sempre, questo che avevi sentito un commento, ma per me, cioè, quello che penso io, poi uno poi di per me dice l'alzata, vabbè. Ma garbato perché, nonostante, come ho detto prima, il giorno non fosse strepitoso, vedi, va, perché comunque c'erano sempre degli errori subiti, vedi, va, però ci ho avuto le reazioni di no, bimbi, bisogna reagire, bisogna almeno provare a fare qualcosa, a fare, proviamoci almeno. Infatti poi, meno male, poi di meritocrazia, il Livorno ha attaccato piuttosto, era, come ho detto prima, opprimente, meno male siamo riusciti addirittura a vincere. Quindi mi è garbato perché comunque dove non arrivano i piedi, come dico sempre, meno male ci è arrivata la grinta, cioè ci deve arrivare con la grinta, Livorno secondo me l'ha fatta vedere. Comunque, spero abbiate capito perché mi sono un po'. Sono un po' sulle lunghe. Comunque spero che abbiate capito un po' com'è andata la partita. E quindi direi che la vittoria era proprio, come si può dire, estrema, nel senso di proprio a volerla. A livello di quanto visto sul gioco, il risultato più giusto, secondo me, doveva essere un pareggio, anche se però ti rimaneva un po' stretto, un po' da Marino V. Quindi diciamo che la vittoria è giusta, ma non troppo, perché comunque anche un po' di merito è andata all'Entella, che fra l'altro poi, anche dopo i rigori vantaggiati, hanno cominciato a giocare, se non sbaglio, in 10, mi pare. E quindi niente, però, dai, io sono da Livorno, sono contento, devo vedere comunque solo Livorno. E niente, speriamo di ripeto, per ora, per quanto visto tutto il campionato, non so che non te lo meriti, puoi anche andare a playoff, però poi non ti meriti andare in Serie A, perché se no c'è squadre che se lo meritano un po' di più, però, dato che ci siamo, ormai giochiamocela, proviamo ad arrivare a playoff e guardiamo un po' come andranno le cose. Ora, se non sbaglio, non vai a dire cazzata, la prossima in casa contro il Vicenza, quindi c'è da fare il segno della croce. Bisogna un po', perché Vicenza, con tutto il rispetto, non è all'Entella, e quindi cioè, questi sono addirittura più sopra di noi in classifica. Questi vengono qui per andare. Ora, bisogna vedere, come ho detto prima, cosa succede questa giornata via, perché il video lo sto registrando, è sabato, saranno nel tocco, insomma, quindi bisogna vedere cosa succederà alle 3. E niente, quindi guardiamo un po' di tenere innanzitutto l'entusiasmo e goderci un po' questa vittoria raggiunta all'ultimo, sul finale. E poi guardiamo un po' di un migliore up, perché ma vabbè, la squadra è questa, il gioco è questo, però magari evita di fare errori elementari e anche un po' stupidi, come a volte purtroppo il Livorno ci ha abituato a vedere. Quindi vediamo un po' di migliorare questa serie. E magari a conto di Vicenza giochiamo come abbiamo giocato dopo aver preso contro l'Entella, magari con un po' di voglia, con un po' di coglioni, va, mettiamolo così. Via. Detto questo, ci vediamo al prossimo video. Ripeto, non mi ricordo, non vorrei dire la cazzata, eh. Mi pare che sia entro il Vicenza, che il calendario non lo guardo. La curiosità la voglio poi in settimana, voglio vedere. Vabbè, detto questo, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.